Questo programma è offerto da Automa 2000. Mizuno, sponsor tecnico del Cervia Calcio. Basta che credi in te per arrivare fino in fondo. La strada è lunga, ma il tuo sogno è più forte che mai. Sei solo che può conquistare la vittoria, facendo parte di una storia. 100 anni di noi, più forte calcerai la punizione che ti han fischiate sotto il 7 farai. Tamponi, sempre negativo. Non lo prenderò mai. Tocco le palle. Non l'ha picciato. Ciao, buona sigaretta. Oggi è freddo, freddo con la beretta, oh. Non mi sa freddo? Adesso, non c'è, 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 non come sta? Come sta? Dai, vieni a fare aperitivo, c'è anche Merloni, Harry Potter. Grazie che ci sono io, se no lì il livello mentale è proprio quando c'è da bere, al ribasso. Merloni, quando c'è da bere c'è sempre. Ma chi sono mutande lenti? Camuccioli si caga addosso. Mutande lenti bene. Camuccioli si caga addosso. Personalità qui dentro. Sì, sì. Il bollo ieri sera. Oh, guarda, ci sono i miei pantaloncini da 3 allenamenti. 3 Leone, forma splendida. Beh, insomma, aspetti che respiro.
Guarda il tonno. C'è un tonno qui. Dai, devo respirare, spegni. Ancora su. Cioè, mi duro, dai. Non va bene così. All'una e mezza dovevamo stare qua tutti presenti alle 2:10. Non è che hai fatto 300 partite di Serie A, eh? Presentati con orari come tutti, 1:30, 2:10. Poi perché si è puntata, altrimenti mi hanno una volta a Camerlona, resti di casa. Posso fare a chi si caccia, vado, forza a zero. Ciao, ma perché, ti picchi il mister? Ci deve sfogare. Ma è un segno d'affetto, sì, però. Odio amore. Sì. C'è il tuo turno, il tuo del mister. Quando la gente è fatta alle 11. Il tuo suo sicuramente. No, non mi ricordavo il suo nome. Il suo, sì. Che categoria è? C2. Cioè neanche C1. C'era la Padula, anche lui è là, io sono qua, però. Avete fatto la stessa carriera? Scusate, guardate. Chi ci mangi? Che da un po' che non ci alleniamo e quindi facciamo sta partita dal campo grande, facciamola bene, eh? Capito? Fatta bene, un'ora e mezza di partita, fatto due squadre più o meno la stessa forza. Allora gioca, da una parte gioca Calderoni, Vitali, Krastev, Montalti, Casadei. Chi è Casadei? Per terzino sinistro ce la puoi fare. Sì, sì. Merloni, Primitivo e Cialotti, Digilio, Brunetti e Mancini da una parte. Dall'altra parte Muccioli, Calandra, Brando, Mattiuzzi. Mattiuzzi, sei tu? Fai un terzino destro. Zattini. Fai il centrocampista centrale. L'hai mai fatto? Sì. Sì. Adesso vediamo se l'hai fatto. Candoli a destra e Mione a sinistra. Menghi, Alberani e Corsani a destra. E poi gli altri fanno il secondo tempo, eh. Ciao ragazzi. Grande Fusa! Stai bene? Ma insomma. Mica tanto, dai. Cosa fa? Il ginocchio dello stesso allenamento, l'ho fatto per anni. Diagnosi? Diagnosi lo scopro lunedì. Ma so che sono anzi ieri. Ripetiamo il centenario. Sì, sì. Siamo messi? Ah, sono messo che lo scopro lunedì, però lui che mi ha guardato ha detto che non ero. Cioè, la decisione c'è. Hai fatto la cosa. Chiesa 2.0. Chiesa 2.0. Se l'avessi sui soldi, alla fine, sarei molto contento. Oggi siamo contenti perché giochiamo contro la prima squadra, cioè giochiamo nel campo grande in erba. Chi deve giocare all'inizio, dai? Qua sole. Allora, lui mi ha guardato, dopo io gli ho chiesto come fosse la situazione, mi fa, a me non mi sembra rotto, la lesione un po' c'è, però lui non gli sembra rotto. C'ha lesione sul crociato? Lui sul collaterale, ha detto. Ah, va bene. Quindi... No, basta con crociate. Vabbè, che uno che gioca, che non si è mai fatto male il crociato, nelle tutte le partite così, se si va a fare la risonanza magnetica, il crociato c'ha, capito? Un po' di... Però l'importante è che il crociato sia buono. No, no, ma poi io al crociato non pensavo perché non mi si è gonfiato il ginocchio quando mi è successo. Cioè... Quando si è rotto il crociato non si è gonfiato il ginocchio. No? Sai quando si gonfia il ginocchio? Quando? Quando si rompe anche il menisco. Ah, ok. Hai salutato il mister? Sì, che l'ho salutato. Non ci sembra, no, lui è arrabbiato. No, no, l'ho salutato quando ci siamo visti là. No, no. Tu sei arrivato in ritardo, io l'ho salutato. Io sono il boss e arrivo quando voglio, ma tu il mister non l'hai salutato. No, mister, è offeso il mister? Il mister mi ha dato ragione. Bravissimo. Insomma, Simone, siamo sulla strada... Che capelli c'hai, Simone?
Sono i miei capelli. È ora di andare a tagliarli. No, eh? No, perché come? Fa freddo. Abbiamo un'immagine qua al no. Cervi, eh? Allora, io sono il mio. Guarda qua, qua, quelle orecchiette lì, con quei capelli lì, insomma, miglioriamo un pochino, eh? Ciao Simo. Buongiorno. Finalmente dopo un mese riprendiamo, facciamo un amichevole tutti insieme qui con i ragazzi, speriamo che sia di buon auspicio per il proseguio di questo campionato, speriamo soprattutto che ci faccia riniziare perché abbiamo voglia, dai cazzo. Oggi riprendiamo dopo un mese di stop, abbiamo una partitina tra di noi, 11 contro 11 con qualche juniores aggregato e speriamo di divertirci. Il successo è un lavoro di gruppo. Automa Group e le sue consociate ABC Trading e Automa Clean. ABC Trading rivende materiale di saldatura, utensileria e ferramenta per industrie privati. Vanta di un rinomato centro assistenza autorizzato. Automa Clean è tutto per l'HACCP. Prodotti monouso per il settore Horeca, pulizia industriale e professionale. ABC Trading e Automa Clean, il lavoro di gruppo per fare della tua impresa un successo. Sono Guagnelli Stefano. Sono il titolare della Guagnelli Infissi. Guagnelli Infissi tratta serramenti in PVC, inferriate, porte blindate, porte interne, tende da sole, zanzariere, pensiline. Nasciamo nel 1995 come produttori di serramento in alluminio. Col tempo ci siamo evoluti e abbiamo smesso nel 2010 la produzione e facciamo attualmente la commercializzazione e la posa in opera. Trattiamo come aziende, trattiamo la Oknoplast, serramenti in PVC, che è un'azienda molto rinomata e affermata. Ci troviamo in via Romea Sud 25 a Cervia, veniteci a trovare. Sarete accolti con la massima disponibilità e cercheremo di risolvere ogni vostra esigenza. Thank you.
200 all'ora. Ma ogni tanto la palla va fermata per dare il tempo di arrivare, il tempo del gioco, il tempo del passaggio. Volete capirlo o no? Dai, vai. Dura riprendere dopo un mese, mamma mia. Sto per... Primi, vai, primi! Vai, vai. Va a giocare! Dai! Sali un po', oh! Gioca! Dai, dai, vai, dai! Buona, arriva! È duro riprendere dopo un mese. Si vede che fanno fatica. No, non è duro, è durissimo a riprendere. Abbiamo il carretto, io ce ne ho due. Però è duro riprendere dopo un mese fermi. Qui subito partita, tutto campo, poi campo grande. Tosto. Però sono minuti che mettiamo le gambe, dai. Tira la palla, tira veloce, tira. Porta sta palla, porta sta palla, porta sta palla. Aumenta il passo. Dai, dai, dai. Ferma sta palla. Ciao. Grazie. Ciao. Allora, oggi abbiamo ripreso, è la prima partitella che facciamo qui dentro il nostro stadio dopo il lungo stop. Giochiamo con alcuni anche ragazzi della Juniores, sono un po' stanchi, accusano un po' la sosta, però insomma lo sapevamo e niente. Adesso ripartiamo, ci prepariamo per, speriamo, l'inizio del campionato del 27 febbraio. Appunto, come si chiama? Guagnelli. Guagnelli. Per centrale. Guagnelli. Poi? L'altro chi è? Arfelli. Arfelli, cosa fa? Destro? Sì, destro. Poi? Poi? Marzelli, mezzala. Marzelli, va qua, bravo. Cala! Come i cammelli, dimmi! Dimmi! Come stai? Bene! Non ci ho visto, fa fatica, ma fa fatica significa una partita dopo tanto tempo, bisogna giocare facile. La portiamo, non dobbiamo portarla a palla a metà campo, dalla metà campo, dobbiamo portarla a 10 metri dalla porta, fare la giocata, andare uno contro uno. Allora proviamo così. Monta e Arbelli, ragazzi, terzino destro, meno foto il terzino sinistro, dove stai? Visto un ragazzo della Unione, sei molto bravo e lo portiamo con la prima squadra, adesso mi piace molto, vediamo se riusciamo a inserirlo bene in questa squadra. Ragazzi da Juniores. Ah, io sono giovane, sai. Ah sì? Te l'avevo detto, non te l'avevo aggiornato. Quanti anni hai? Sono il nuovo acquisto da Juniores. No. Magari di oro. Cosa? Prova a scalare la carta d'identità. Magari di qua gioca, dici? Dai, può essere. Può essere. Il campo, non ci siamo. C'è tanto da dire qua. E dire qualcosa sui capelli del tuo compagno. Ma che testa, sì, ma che testa che c'ha? Di qualcosa. Sembri anche dei piccioni. E rondini. Rondini, non piccioni. È stata la primavera per tagliarli. Devo andare sul Fortnite oggi. C'ha ormai tre volte già che si inquadra qui.
Ma tu, scusami, tu saresti il figlio del presidente del CERN? Hai visto? Quando sono brutto. Identico. Ma è per giusto che stai in panchina allora? Per forza, niente raccomandazioni. Io, una cagalà proprio. Per gioco. Non c'è. Non ci più l'età. Però non è assoluto appena apre perché sennò non trovi mai posto. Non arrivi mai. Grazie. Alle 5, bro, ora che andrà là sarà alle 5.20, bro. In 20 minuti riempie tutto. Possiamo fare una passata sportuale, fare un giro. Una camminata. Una camminata, bro, voglio aprirmi addosso. Allora facciamo quella di giro di bar. No, non riprende tutto. L'altra volta abbiamo fatto giro di bar. Per Cesenatico. Ma dove, Cesenatico? Siamo aprito dal porto canale. Avete fatto il giro del canale, destra e sinistra. Ogni bar, quasi ogni bar. Però io non, no, perché facevano, ognuno metteva il suo bancomat. Andavamo dal barista, diciamo scegli un bancomat, chi sceglieva doveva pagare per tutti. Dio buono. L'ha fatto, ciao, le ore, allora, quando la rifacciamo, finiamo il campionato, poi mi ospitate a dormire là, però, Quanto abbiamo? In cassa. In cassa, quanto abbiamo? No, scusa, qua c'è da saltare però, 100 euro più tutte quelle che sono lì, Andiamo a lavorare, va. Calde, non hai mai lavorato in vita tua, sa? Non hai mai lavorato in vita tua, 46 anni, bagnino, calciatore, due pacchetti di sigarette al giorno Una Moretti, una Moretti appena mi sveglio. Moretti, appena mi sveglio. Non si tromba più. Un padre italiano. Vabbè, quello ok. È turco, credo. Turco? Non è russo? No, è turco. Bella partita, tosta. Ma ci voleva. Dici, quanti gol hai fatto? Io uno. Hai fatto due assist. No, non conto un cazzo assist. Non conto un cazzo adesso. Come per l'altro gol, è un giocatore piccolo. Qualche volta sono 7-0. Io non ho sbagliato. Lo sai? Lo sai neanche sbagliando, vedi che fai così. Mi bisogna avere i nervi saldi per non sbagliare quello. Hai fatto uno stop che ti stava arrivando in un pinietta. Arrivavo in pinietta e stava a palla. Mi sono cagato in mano, devo dire. Cioè non è che dici. Cioè uno può andare piano perché il suo papà sembra che non hai voglia. No, certo. No, non ripeto. Guarda io, vado piano veramente, ma c'ho il pistolo fuori. Io vado piano, ma sembra di no. No, è vero, vabbè, a parte il fatto che si scarso, vabbè, io non ci sono per niente. Però sì, cazzo, veramente, a volte sembra che... Cioè... Questa è Italia, che dopo solo non gioca più. Ah, tanto... Condizione fisica al limite dell'imbarazzante, però con Cane adesso abbiamo un mese e mezzo di lavoro. Faremo trovare pronti il 27, se rotti. Zalotti l'ho visto bene oggi, nonostante... Guarda che panza che c'ha. Nonostante le fatiche natalizie, post festa l'ho visto abbastanza bene. Guarda che panza. Quando c'è la corsa secco, sono sempre l'ultimo che mi fa la pugnetta, sei ciccione così. Quando c'è la partita, potrei fare due partite di fila. Vado avanti col cuore, con l'anima. Guarda che ha tirato, le telle di tirare ciccione. Guarda come tira. Sono cotto. Sono un grande. Detto questo, anche durante l'anno alcuni ragazzi vengono inseriti nella prima squadra. Ad esempio adesso sono entrati a far parte della prima squadra anche due ragazzi del 2004 che erano nella Juniores, perché ci piace lavorare con loro e ci piace valorizzare i nostri giovani. E quindi vi diamo appuntamento, ve lo ricordo, già dalla prossima settimana, ciao Gigi, tutti i martedì alle 6 e mezza vediamo, comunque sarete sempre informati sui nostri social sull'orario della diretta, però tutti i martedì andremo in diretta, magari apriremo anche qualche box domande per chiedere alla gente, a voi con chi volete chiacchierare, esatto. E Andrea, ti salutiamo al mitico bullo, va bene? E niente, salutiamo, vi ringraziamo e forza Cervia.
Ciao ragazzi dal Touring, mi raccomando, io sono una fortissima vostra tifosa, una vecchia cervese, ho passato tutti i ragazzi del Cervia, quindi vi conosco tutti, mi raccomando, vi seguo, un bacione grande, in bocca al lupo, forza, mi raccomando Cervia. Saluti ragazzi del Cervia, forza, in bocca al lupo e alla grande. Forza ragazzi, vincete sempre, tenete sul Cervia. Allora, ragazzi del Cervia e società, oggi sono venuto a trovare un pezzo da 90 di campioni che mi aveva anche aiutato, Alberto Brandi. Ciao a tutti. Ciao, bro. Allora, ti abbiamo appena consegnato la maglia del centenario, quindi è un invito ufficiale domenica 26 giugno, se non avrai impegni, sei nostro ospite a Cervia. Ci ritroviamo a casa tutti per l'ultima volta. Mi sembra perfetto. Giugno, Cervia, mare, i vecchi amici di campioni. Sarà un piacere. Sempre forza Cervia. Contentissimo di ritornare alla mia casa, perché questa la considero la mia casa. Questo programma è offerto da Automa 2000, Mizuno, sponsor tecnico del Cervia Calcio.